Di vita di comunità che ha diciamo, il suo centro nella scuola, lo racconto in prima persona, ma in realtà sono tanti episodi, per cui ecco, c'è un racconto di 10 anni di lavoro, di esperienze, di persone incontrate, di resistenza. Di orgoglio e anche di sconfitte, perché ci sono momenti, sono raccontati momenti molto belli, anche diciamo, dei traguardi raggiunti, ma anche delle sconfitte, soprattutto delle promesse disattese nei confronti dei bambini e delle bambine. Cosa hai insegnato in questi 10 anni? Lo sappiamo. Cosa hai imparato? Allora, io ho imparato la cosa, secondo me, più preziosa io ho 54 anni adesso e io ho avuto un regalo meraviglioso dal quartiere Sperone e da questa esperienza lavorativa che poi è diventata esperienza umana. Io sono diventata adulta a 43 anni, proprio 11 anni fa, quando ho messo piede in questo luogo. In questa scuola ho conosciuto alcune persone, ho fatto esperienza dei miei limiti, dei miei pregiudizi, dei miei stereotipi e sono cambiata profondamente io, ricevendo una illuminazione su me stessa. Cioè, io ho trovato in un posto che viene ancora descritto come un posto, è sicuramente un posto estremo, ma che qualche volta la cronaca arriva come un posto infernale, ecco quello che diceva Italo Calvino nelle Città Invisibili, quello che inferno non è, e che invece è stata il mio luogo di ritrovamento, di scoperta, in cui davvero sono diventata adulta, in cui ho capito quali erano i miei limiti, ma anche le mie potenzialità, e in questo è stato ecco, un gioco, un rimbalzo continuo tra l'esperienza personale, l'esperienza scolastica e l'esperienza di quartiere, le persone che ho conosciuto. C'è stata una presentazione del libro affollatissima all'Orto Botanico con Teresa Mannino. Com'è andata? Allora, è stata una cosa bella perché è stato un incontro vero, un incontro che non è nato qualche giorno prima, ma è nato da una conoscenza con Teresa Mannino, ma anche di Teresa Mannino nei confronti del quartiere. Era venuta l'anno scorso a parlare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di un dipinto di Renato Guttuso, La spiaggia, perché noi puntiamo molto sugli orizzonti, sul diritto agli orizzonti, che in questo momento sono negati, anche da quel mare meravigliosamente a portata di passo, perché proprio si raggiunge attraversando la strada nel quartiere Sperone, ma appunto che è negato in questo momento. E dunque, quando Teresa Mannino ha incontrato la nostra scuola, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, insomma, è nato un rapporto che non si è mai esaurito. Siamo andati in giro nel quartiere, lo ha conosciuto un po' meglio. E nella presentazione del libro, da palermitana, che però ha fatto tantissime esperienze altrove e che ha vissuto anche a Milano per tanto tempo, diciamo, è venuta fuori, diciamo, l'orgoglio di una palermitana che intravede tante potenzialità. Le persone erano lì ad ascoltarci vicendevolmente, parlare di città, poi di Palermo, della città, di cosa sono effettivamente le periferie, e non sono soltanto luoghi geografici, ma sono spesso luoghi di marginalità umana, ma in cui ci sono incredibili luci, incredibili potenzialità, ma bisogna conoscerle percorrendo le strade,
conoscendole a fondo, non per sentito dire, non per stereotipi, non per conversazioni di salotto.